Ciao grandissimi e bentornati sul canale. Circa un mese fa avevo fatto una promessa, cioè imparare a volare con un drone in modalità acro, quelli che fanno tutte quante le capriole e via dicendo. Modalità acro, per chi non lo sapesse, è la modalità di volo senza l'aiuto di alcun sensore di stabilizzazione, per cui senza giroscopio, senza barometro e soprattutto senza GPS, per cui siete voi, il vostro radiocomando e i pollici. In questo percorso mi sono aiutato con due simulatori, FPV Freerider, che costa circa 5 dollari, e Liftoff, che costa circa 20 dollari, e trovate i link in descrizione al video. Tra i due vi dico subito che preferisco Liftoff, molto più completo e molto più difficile, per cui secondo me è una cosa più difficile più vi aiuta a imparare. Mentre FPV Freerider mi sembra più un arcade, anche se vi dà le basi per volare in modalità acro. E in contemporanea ho contattato la Maker Faire, un produttore cinese di droni, che mi ha mandato un piccolo teeny wop, cioè quei droni piccoli con le eliche protette, ben protette, con fotocamera FPV e con modalità acro all'interno. E mi ha mandato questo drone, l'Armor 65 Plus, un teeny wop da 65 mm con motori da 17.600 kW. All'interno c'ha la Betaflight F3 flight controller, una fotocamera 5.8 GHz da 25 mW per l'FPV e una batteria da 260 mAh, una 30C di scarica, una 1S. Questo drone c'è in tre versioni: la versione ready to fly con radiocomando a corredo, la versione Plus, che è questa con una batteria, e la versione Pro che ha tre batterie. La versione Plus e la versione Pro potete sceglierla tra queste trasmittenti. Io ho preso quella lì con la FlySky perché io attualmente ho la FlySky FSI6S. Per chi invece possiede una Taranis, potete sceglierlo con la versione FlySky. Mentre per tagliare la testa al toro, se avete una jumper che è una radio multiprotocollo, potete scegliere sia quella con ricevente FlySky che quella con ricevente FlySky. Ma adesso andiamo a vedere che cosa c'è all'interno della scatola. Appena aprite, praticamente ci avete il drone e la sua piccola batteria, come vi dicevo prima, una 1S 260 mAh con 30C di scarica. Poi avete il drone, eccolo qua. Motori brushed, non brushless, motori brushed, fotocamera per FPV integrata. E sotto avete l'alloggio per la batteria, che è questo qua, la flight controller che è una F3 Betaflight e la trasmittente FlySky, nel mio caso FlySky, che è questa antennina qui. Proseguendo a sbucciare la scatola, avete dentro un manualetto con elencate le varie versioni del drone e alcune nozioni per, vediamo se è messo dritto, e alcune nozioni per configurarlo al meglio. Mettiamolo dritto, magari così vedete meglio. E alcune nozioni per configurarla al meglio. Poi, ancora andando a vedere nella scatola, ci abbiamo due buste di eliche di ricambio. Se magari mette a fuoco, eccole qua, tutte colorate. Poi c'è una bustina, questa qui che ho aperto perché conteneva vediamo qua, eccolo qua, il caricabatterie. Qui sul caricabatterie c'è un selettore per caricare la batteria a 3,5 volt o a 4,2. Tenetelo sempre a 3,5 perché altrimenti, se a lungo andare, se è sovraccaricata la batteria, praticamente la batteria si rovina. E poi c'è un piede di porco che serve per rimuovere le eliche, più un altro piccolo manuale che vi spiega come fare il bind del vostro radiocomando con il drone.
Oltretutto questo drone, ma qualsiasi drone che ha una, che vola in modalità acro, che ha Betaflight, necessita di piccole configurazioni tramite il software Betaflight. Anche questo trovate il link in descrizione per andarvelo a scaricare. Ragazzi, che vi devo dire? Per ora, almeno per come la vedo io, grossa delusione. Dopo il primo volo, la prima parte con l'assistenza del giroscopio e la seconda parte in acro mode andava quasi bene, poi è caduto e alla successiva batteria praticamente è andato una chiavica, girava su se stesso. Speriamo sia un problema di carica batteria o altro, adesso gli do un'occhiata a casa. Però non mi do per vinto, visto che devo ancora spacchettare un mostro che mi è arrivato dalla Holy Bro e che vi spacchetterò piano piano durante la settimana sui vari social. Per cui se non siete iscritti ai miei social, iscrivetevi anche al canale, lasciate un commento a questo video, un like e ci vediamo alla prossima prova di volo e recensione ovviamente. Ciao a tutti da Piero.